nostra richiesta è semplicemente quella di sopprimere tutti i rimborsi spese di viaggio agli ex deputati. Perché? Perché pochissimi sanno che in questo palazzo si spendono 900.000 euro delle tasse dei cittadini per rimborsare i viaggi a gente che non è stata più eletta. Mentre in questi anni i parlamentari come i senatori hanno continuato a intascarsi lautissimi stipendi, hanno contemporaneamente impoverito il popolo italiano. Di noi in Sicilia con i soldi dei nostri portafogli facciamo le strade, voi con i soldi delle strade riempite i vostri portafogli, tagliatevi lo stipendio, ve lo chiede un popolo che ha la fame per colpa delle vostre scelte. La ragione per cui noi voteremo contro questo ordine del giorno, noi del Partito Democratico, e cioè riflettere sul fatto se è proprio utile all'Italia, al nostro paese, al bene comune, raffigurare i... È chiaro che commentiamo le nomine della vigilanza a consiglieri di amministrazione della RAI. Il Presidente del Consiglio si comporta da emerito buffone, dice una cosa e ne fa un'altra. L'unica persona che ha un'esperienza reale, che è un professionista, è la persona individuata dal Movimento 5 Stelle. Freccero per noi è un patrimonio di professionalità che mettiamo a servizio della televisione pubblica e che è totalmente indipendente dal Movimento 5 Stelle, come oggi abbiamo visto nel post. Questo significa volere un servizio pubblico indipendente, che è l'unico motivo per cui può esistere un servizio pubblico. Se il servizio pubblico non è indipendente, non ha motivo di essere finanziato. Se è indipendente, allora ha grandi motivi di esistere, perché può essere un controbilanciamento agli altri poteri dello Stato. Loro ci portano verso il basso, noi vogliamo verso l'alto e alla fine vedremo chi vincerà. Come vedete, indossiamo queste magliette perché crediamo di essere l'unico movimento politico che ha veramente intenzione di difendere il servizio sanitario pubblico universale. Lo stesso ufficio bilancio del Senato ha stroncato l'efficacia di questi tagli, dicendo chiaramente che non c'è il tempo materiale di attuarli, saranno tagli lineari. Secondo la Corte dei Conti avete tagliato 40 miliardi di euro in 8 anni a regioni e comune. Avete lasciato che a decidere quali servizi sopprimere fossero i vostri consiglieri regionali, senza porgli nessun vincolo di spesa. Cosa doveva decidere la classe politica più indagata d'Italia? Hanno pensato bene di falcidiare posti letto, liste d'attesa, esami diagnostici e cure all'ammalato, pur di non toccare un euro di propri vitalizi e sprechi dei loro direttori sanitari. Un cittadino che paga più tasse ma ha meno servizi si fa una domanda molto semplice: ma i soldi che pago ogni anno, se non servono più a pagare i servizi pubblici, dove vanno a finire? La vostra risposta è sempre stata: ma la crisi, non ci sono i soldi. Falso. A smentirvi non è il Movimento 5 Stelle, ma uno studio ben circostanziato della Commissione Europea tra il 2008 e il 2012. Mentre tagliavate 40 miliardi di euro di servizi pubblici, mettevate a disposizione delle banche 130 miliardi di euro per salvarle. Avete ridotto le famiglie sul lastrico e i servizi pubblici in ginocchio, ma non perché siete incompetenti. Voi non siete incompetenti, voi siete diabolici. Questo provvedimento è l'ulteriore riprova che questo governo e questa maggioranza seguono un piano ben preciso, quello di continuare ad essere un buon investimento per le lobby. Assistiamo all'ennesimo, un altro regalo alle banche. Avete presente quando un cliente non vi paga, voi che siete titolare di una piccola azienda, rischiate di vedere mandare all'aria il lavoro di tutta una vita? Bene, pensate che meraviglia potrebbe essere se quel credito poteste portarlo in deduzione dalle tasse, magari tutto in una volta. Questo per voi non è possibile, non è possibile per le aziende, non è possibile per le famiglie, non è possibile per i comuni cittadini, ma per le banche sì. In pratica questo decreto consente alle banche di dedurre dai loro bilanci in un solo anno le perdite dei crediti non riscossi. Pensate che fino a circa un anno e mezzo fa potevano farlo sì, ma solo in 18 anni. Poi Letta lo portò a 5 e ora Renzi lo porta ad un anno solo. Perfino la sicurezza sul lavoro con questo decreto diviene una variabile funzionale a discutibilissime valutazioni di opportunità politica.
Mi riferisco naturalmente all'annullamento del sequestro preventivo degli impianti dell'Ilva per la violazione delle leggi sulla sicurezza del lavoro, un affronto all'autonomia e all'indipendenza della magistratura. Appena entrati in Parlamento è cominciata la nostra battaglia per una RC auto equa. Due anni di battaglia hanno avuto un grande risultato. Siamo riusciti a far passare un emendamento in Commissione Finanze e Attività Produttive alla Camera dei Deputati. Cosa prevede questa proposta? Ci rivolgiamo agli automobilisti virtuosi, cioè coloro che negli ultimi 5 anni non hanno dichiarato sinistri. A loro si applicherà uno sconto che arriverà fino al 50%. Ma vediamo come funziona. Se io sono un automobilista virtuoso che risiedo in una di queste regioni dove si paga di più, a me si applicherà invece la tariffa media delle regioni dove si paga di meno. Perché questo risultato diventi definitivo, deve ricevere l'ultima approvazione al Senato della Repubblica. Gli agguati non mancheranno, ma noi vigileremo. La pubblica amministrazione è il motore di questo paese, quell'ingranaggio che permette alle leggi di essere attuate, senza la quale il paese non funziona. Ci saremmo aspettati una riforma che mettesse al centro il ruolo della pubblica amministrazione e invece ci siamo trovati solo tagli e razionalizzazioni. Questa delega prevede alcuni punti, io ne citerò alcuni. L'abolizione della figura del segretario comunale. Addio a questa figura storica. Era una figura di garanzia, un presidio di legalità. Riduzione degli strumenti di partecipazione ai processi autorizzativi. Silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. L'accorpamento del corpo forestale dello Stato in altri corpi di polizia. Il disegno di legge delega sulla pubblica amministrazione è diventato legge dello Stato. In questa legge delega è contenuta la distruzione del corpo forestale dello Stato. Ci è stato detto che il corpo forestale dello Stato non sparirà ma verrà accorpato nel corpo dei carabinieri. Questo è vero, ma qual è il vero problema e perché noi diciamo che così si è depotenziata la più importante forza sul territorio italiano a salvaguardia dell'ambiente? Perché quando poi queste persone andranno verso il pensionamento, quindi ci sarà da immettere nuove forze all'interno dei ruoli, verrà stabilita dalle esigenze del corpo dei carabinieri, non da quello dei forestali. Allora è questo il destino, cioè mano a mano la professionalità, le competenze e tutto quello che fa il corpo forestale dello Stato verrà progressivamente diluito e quindi abbiamo perso un presidio importantissimo a tutela del territorio italiano. Oggi in Regione Campania sono state istituite le 4 commissioni speciali e dal Movimento 5 Stelle è andata alla presidenza della 1ª commissione speciale sulla trasparenza e sul controllo dei fondi. Avremo modo di controllare tutti gli atti prodotti dalla Regione, dagli enti correlati alla Regione, di controllare l'utilizzo di tutti i fondi regionali, inclusi i fondi della spesa sanitaria. Staremo insomma ben attenti ad evitare episodi di corruzione e a denunciarli e staremo attenti che i soldi pubblici vengano spesi veramente nell'interesse dei cittadini. Detto questo, oggi la nostra soddisfazione non è piena. Commissioni come l'Anticamorra e la Terra dei Fuochi sono andati al centrodestra. In pratica Forza Italia, che fino a ieri governava questa regione e che è corresponsabile del disastro ambientale, guiderà la Commissione sulla Terra dei Fuochi. Forza Italia, che ha realizzato su questa terra solo il 2% delle bonifiche e che ha perso ben 130 milioni di euro di fondi europei per il recupero dei siti contaminati. Considerate che noi del Movimento 5 Stelle restituiremo tutte le indennità di funzione che ci spettano per i ruoli che ricopriamo all'interno delle commissioni. Dopo l'enciclica del Papa basata sulla necessità di proteggere l'ambiente, ecco che interviene anche il Presidente degli Stati Uniti con una dichiarazione ed un conseguente piano per proteggere l'ambiente, smantellando centinaia di centrali elettriche che producono elettricità ma moltissimo inquinamento e spostando la produzione sulle fonti rinnovabili. Ora, anche in Italia il governo a parole si dice favorevole a questa transizione, ma nei fatti la situazione è ben diversa, tant'è vero che addirittura la settimana scorsa 7 presidenti di regione, tra cui anche PD, si sono dichiarati fortemente contrari alla politica dello sblocca trivelle, quindi la politica che vuole trivellare petrolio in Italia. Per quanto riguarda le rinnovabili, moltissimi provvedimenti negativi, contrari dall'inizio della legislatura, quindi al governo
basta proclami, basta fare meri proclami, ci vuole coerenza tra quello che afferma e quello che poi fa realmente. Ci si deve spostare sulla produzione da fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica, perché così si salvaguardia l'ambiente e si creano centinaia di migliaia di posti di lavoro. Provocato il cedimento dei piloni dell'autostrada del tratto Catania-Palermo. I lavori, inaugurata la strada finanziata dagli stipendi dei consiglieri siciliani del Movimento 5 Stelle, che permette di accorciare i tempi di percorrenza.